tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xude e oggi ragazzi voglio parlare con voi ancora di Fortnite e non proprio di una cosa che può essere presa sotto gamba. Ragazzi, stiamo parlando delle possibili nuove skin che verranno introdotte nella stagione 4 di Fortnite, quella che inizierà in poche parole tra 2 settimane. C'è stato, ho letto in giro, un contest o comunque un messaggio da parte degli sviluppatori di Epic Games che chiedevano ai giocatori di inoltrare delle skin personalizzate create da loro, dai giocatori, che verrebbero vagliate ed eventualmente inserite nel gioco. Potete immaginare, ragazzi, che sono arrivate migliaia di skin direttamente al sito internet, all'indirizzo mail di Epic Games, però sono state selezionate solo una manciata di queste skin, quelle che voglio farvi vedere tra pochissimo, e sembrerebbe che 3 di queste andranno ad essere inserite nel gioco vero e proprio. La state già vedendo, ragazzi, la prima alle mie spalle, bellissima, la skin Assassin. Come vedete, ragazzi, ovviamente ricalca il videogioco Assassin's Creed, cappuccio bianco per il nostro personaggio, maschera che va a coprire fino sotto al naso, dietro ha una katana e un'ascia o un'accetta, chiamatela un po' come volete, cinta centrale e mantello lungo bianco con inserti rossi. Veramente, veramente molto carina questa. Ma passiamo alla seconda, ragazzi. E beh, Batgirl, ragazzi, la donna pipistrello. Anche questa l'abbiamo già vista nei video, nei cartoni animati, anche nei videogiochi. Mi sembra ci sia anche Batgirl, comunque ispirata ovviamente a Batman. Guardate un po' lo sguardo selvaggio, molto interessante. Canotta in simil carbonio con davanti il logo del Batman, stivali all'altezza mezza gamba, pantaloni di pelle, orecchie in alto da pipistrello e ovviamente l'immancabile mantello che va a coronare tutto il set da donna pipistrello. Sembrerebbe questa addirittura una skin leggendaria. Proseguiamo. Wow, il Marshmello, ragazzi. Marshmello, se non lo conoscete, è un DJ, producer, comunque un musicista estero che ha avuto anche modo di collaborare con il famosissimo Ninja, uno dei giocatori più forti del mondo di Fortnite. Questa è una skin che gli è stata dedicata e a parer mio è davvero molto molto interessante e molto molto carina da vedere inserita nel nostro Fortnite. Qua ne si vede solamente una parte, ma vi posso dire che lui ha maglietta corta bianca, qua gli hanno messo una tracolla che può contenere 3 bombe ballerine, pantaloni di jeans normali, scarpe bianche, ma la cosa che ovviamente vediamo tutti e che ci salta all'occhio è quel cappello molto particolare, appunto a forma di marshmallow. Gli sono stati messi i 2 occhi Drunk AX, un bel sorrisone e tanta tanta voglia di andare a far brutto giù nella mappa di Fortnite. Molto carino anche questo, ragazzi. Per passare al Flavortown, tanta roba, ragazzi. Questo non è malvagio, è un tipo, diciamo, possiamo un pochettino, secondo me, inserirlo in quei negozi che trovi tipo a Tomato Town, tipo che trovi a Boschetto Bisù, no, Boschetto Bisù, a Parco Pacifico, il tipo che ti lavora dietro al bancone, qua ovviamente in stile Fortnite, cappello giallo che spara al vento, con tanto di pizzetto e occhiali dello stesso colore, maglietta da puro grill power con le fiammozze, jeans semistrappati, stivalozzi enormi che ovviamente sono immancabili in tutte le skin di Fortnite, ma la ciliegina sulla torta, la chicca, ragazzi, è il suo piccone, che non è altro che un forchettone con incastrato dentro un corn
dog. A voi sembra un bastoncino Findus, perché noi siamo italiani, non conosciamo i corn dog. Però quello, ragazzi, è un corn dog. Andate a vedere quali sono i corn dog. Tanta, tanta roba. Andiamo avanti con la guardia, ragazzi. Anche questo molto carino. Lo vedo molto come guardia carceraria, che può essere tranquillamente inserito nel contesto delle prigioni che ci sono sempre nella mappa di Fortnite. Berretto nero, giubbotto antiproiettile con sotto magliettina attillata che mi fa esplodere il musco sul tricipite. Il pantalone grigio molto carino, ovviamente immancabili stivali neri anfibiozzi giganti e barba fatta precisa, precisa, molto molto interessante anche questa skin, ragazzi. Qua intanto appaiono cose sul computer che non so cosa siano, ma anche questa, ragazzi, davvero molto carina, la coppia di ladri. Secondo me una delle skin che potrà essere selezionata è proprio questa. Ci sta un botto. Lui col baffetto alla française, entrambi con la mascherina nera tipo Banda Bassotti, cappello bianco per tutte e due, cappellino di lana nero e magliettina classica da carcerato a strisce bianche e nere, per andare poi a chiudere con degli stivali un po' meno esagerati rispetto a quello che abbiamo visto fino a poche slide fa, pantalone nero e cintura. Questi sono molto molto carini. Io proverei una skin del genere su Fortnite. Questa, raga, è una delle mie preferite. Questa è una delle mie preferite, ragazzi. Lo Slurp Dude, praticamente l'uomo slurp, che potrebbe essere tranquillamente associato e che ricalca in realtà anche Duffman, quello dei Simpson, che lo conosciamo tutti. Ovviamente tutto sponsorizzato dalla famosissima bevanda di Fortnite, cappello bianco con scritta slurp, così come la canottiera bellissima stile ondulata giallo azzurro blu con scritta centrale, occhiale tattico unito tipo quelli che usano gli snowboardisti, cappello lungo biondo con baffetto alla dottor Arale, non mi dispiace, al dottor Slump. Dottor Slump ci assomiglia un po', ci assomiglia. Mantellone verde spettacolare e comunque cinta che va a tenere 6 succhi slurp, ragazzi, con tanto di jeans blu e para stinky e para ginocchia, veramente veramente eccezionali, una delle mie preferite. Proseguiamo con lo Street Ops, ragazzi, anche questo molto carino, che va ovviamente ad omaggiare i writers e quelli che vanno a pittare sui muri. Maschera antigas fluorescente verde sui lati, cappello corto, cinta anche per lui centrale che va a contenere le bombolette, così come lo zaino che gli hanno creato, molto interessante anche questo oggetto da abbinare alla skin del personaggio. Felpa davanti con maniche tirate su, braccio sinistro tatuato, orologio per vedere quanto tempo ci vuole prima di filarsela che arrivano gli sbirri, tuta nera e anche per lui ovviamente stivaletti un po' meno gasati, diciamo, che vanno comunque a completare una bellissima skin di un personaggio che potrebbe essere tranquillamente inserito in Fortnite. Wow, questa mi piace troppo, raga, il nonno, raga, il nonno lo devono mettere, vota per il nonno, raga, questa mi piace un botto, stile veramente eccezionale, il nostro nonno super killing, pelata violenta con tanto di cappellino tenuto sulla destra e sulla sinistra che mi va a chiudere col baffetto ben curato in puro stile vintage bianco. Camicia a quadretti molto futuristica, molto interessante, con gilettino sopra marroncino e papillon che va a sistemare lo stile classico di ogni nonno che si rispetti. Cinta da Fortnite, non si voglia sapere mai che cosa contenga dentro quella bisaccia. Dei jeans neri, anche per lui ovviamente immancabili gli anfibi con inserti rossi, ma la ciliegina sulla torta, ragazzi, la chicca è il bastone. Il bastone che al posto che essere usato per sorreggersi viene impugnato dalla base e tira le mazzolate prepotenti. Il nonno, ragazzi, è meraviglioso. Andiamo avanti, ragazzi, con una skin che io approvo assolutamente, vada inserita dentro Fortnite per omaggiare, appunto, come dicevo poco fa, uno dei più grandi giocatori del momento di questo videogioco, la skin dedicata a Ninja. È molto intuitiva, capelli azzurri come il famosissimo streamer e bandana gialla, maschera davanti, chiamiamolo fazzoletto, tipo
per andare a coprire la bocca fino sotto al naso e ovviamente tenuta classica ma in stile Fortnite da ninja, tutto blu con, come vedete, una roba qua sul braccio destro, guanti neri, pantaloni blu con tasconi e stivali questa volta un pochettino meno esagerati, che vanno a stringersi sullo stinco con i lacci gialli a riprendere la bandana. Molto molto bello, qua si aprono sempre le cose. Oh, mica il presidente, ragazzi, la skin di Abraham Lincoln, non so perché, ma secondo me ci sta un botto. Dovrebbero ipotizzare quelli di Fortnite di inserire dentro qualche skin che sia un pochettino ricalcante alcuni personaggi famosi storici, passati, presenti anche, perché no, questo è il classico Abraham, ragazzi, senza baffi, con la barba, cilindro, ovviamente vestito benissimo, con camicia, farfallino nero e completo nero. Va a chiudere il paio di scarpe, un pochettino la John Wick, quello che andiamo a sbloccare a livello 100 del pass battaglia. Andiamo avanti, ragazzi, la skin Deadpool, anche questa molto carina, che potrebbe essere apprezzata da molti giocatori di Fortnite. Il completo lo conosciamo tutti, esattamente unico dalla testa ai piedi, questo come la possiamo chiamare, come caspita si chiama il completo unico, la tuta muta, vabbè, comunque completo da Deadpool con dietro le due katane rosso e nero, cinta davanti, non c'è bisogno di aggiungere altri. Proseguiamo con l'ultima skin, ragazzi, che secondo me non è affatto malvagia, ragazzi, ovviamente dedicata, omaggiata al nostro fantastico, meraviglioso Super Mario Bros e suo fratello Luigi. Come vedete, ragazzi, vanno a ricalcare entrambe le skin il vestiario che siamo abituati a vedere vestano i nostri due protagonisti di migliaia di videogiochi. Da notare questa volta che, essendo entrambi degli idraulici, gli hanno messo come piccone lo stura lavandini o stura cessi, che Dio si voglia. Molto molto carine anche queste skin. Beh, ragazzi, queste erano le nuove skin che ho selezionato per voi, che sono state selezionate in realtà dal team di Epic Games. Vedremo se, come avevamo anticipato a inizio video, saranno inserite, o almeno alcune saranno inserite, nei prossimi update di Fortnite. Io voglio sapere però da voi qua sotto nei commenti qual è la vostra skin preferita tra quelle che avete visto. Molto molto importante, sono proprio curioso di saperlo. Prima di lasciarvi, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, di iscrivervi al canale e di fare un salto nelle mie live se volete giocare insieme a me a Fortnite. Noi ci vediamo presto! Ciao!